Gerard Deulofeu è il primo arrivo invernale del Milan. Parliamo di arrivo, non di acquisto, perché di fatto arriverà in prestito secco fino a giugno dall'Everton, l'esterno attacco che voleva Montella dopo il no dei cinesi per Orsolini. Galliani ha chiuso di fatto rapidamente per Deulofeu, classe 1994, esterno d'attacco, è cresciuto alla Masia nella cantera del Barcellona. Con il Barcellona ha fatto il suo esordio in prima squadra all'età di 17 anni. Deulofeu che ha avuto esperienze formative positive a Siviglia, dove ha vinto l'Europa League, e poi all'Everton, dove è attualmente portato in Inghilterra da Martinez. Quest'anno però le cose sono un po' cambiate. Martinez è stato esonerato lo scorso maggio. C'è Koeman, un allenatore con il quale Deulofeu non va d'accordissimo, sta giocando poco, da qui la volontà di partire in prestito. Un giocatore di grande talento, perfetto per il Milan nel 4-3-3, parte largo a sinistra, può giocare anche come 10, trequartista nel 4-3-1-2 o come seconda punta nel 4-4-2 come faceva ai tempi del Barça. È un giocatore molto forte nell'uno contro uno, vede la porta, fa tanti assist. Di lui Kion, ex difensore dell'Arsenal, ha detto assomiglia molto a Matthews, il primo pallone d'oro. Chiaramente un paragone molto importante, anche perché Deulofeu non ha solo aspetti positivi ma anche negativi: non ha continuità, si monta la testa. Di questo ha detto lui Unai Emery ai tempi del Siviglia, che è chiaro, perché è un giocatore che, se tiene i piedi per terra, può davvero essere valore aggiunto del Milan. Un giocatore che nonostante sia molto giovane, ha già vinto tanto, 2 volte l'Europeo Under 19 con la Spagna, è il capitano dell'Under 21, insomma un giocatore con un profilo interessante, un profilo da Milan, può essere davvero il valore aggiunto della squadra di Montella.